ragazzi e bentornati sul mio canale. Spero che il video si veda bene perché è pomeriggio tardi, ma non avevo avuto altro tempo per girare il video. Però penso che mi perdonerete perché questo è il video che vi piace di più in assoluto, e cioè il book haul del mese. In realtà avrei tanto voluto che alcuni dei pacchetti che ho ordinato arrivassero in tempo, ma sfortunatamente non l'hanno fatto, quindi faranno parte dell'haul di febbraio. Per questo motivo non sono poi tantissimi libri, anche se ho sperperato un sacco di denaro questo mese, ma appunto ci rifaremo con quello di febbraio, che sarà molto 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 ricco. Direi di andare in ordine cronologico con il primo libro che ho acquistato, che in realtà è stato acquistato per me dal mio ragazzo, perché l'ho mandato in missione alla Mondadori, visto che lui studia a Roma, e quindi ho detto: dai, ti prego, vai alla Mondadori, perché la Vodafone aveva regalato per Natale a tutti quelli che avevano l'offerta Vodafone Exclusive 5 euro di sconto alla Mondadori, e io ho accumulato un po' di buoni, e quindi con il primo mi sono fatto comprare Città del Fuoco Celeste di Cassandra Clare, l'ultimo libro della serie di Shadowhunters, che a posto di 14 euro, che diciamocelo è un furto per una brossura, per quanto possa essere grosso è tantissimo, l'ho pagato 9 euro, un prezzo abbastanza giusto, che quindi mi andava bene. Fa parte degli Oscar dei bestseller Mondadori come tutti gli altri che ho io, perché le colleziono in questa edizione, e sono super felice di averli tutti adesso. Probabilmente a febbraio rileggerò City of Heavenly Fire, perché a marzo esce Lady Midnight e quindi voglio avere la storia fresca in mente. Andando avanti, avevo scoperto su Amazon un'offerta che non potevo lasciarmi scappare, però io non ho Amazon Prime e quindi ero molto restia, ma Giovanni di Elf Books è stato gentilissimo e ha deciso di regalarmi il libro, quindi io ti amo Giovanni. E sto parlando di The Golden Lily di Richard Mead, che mi pare sia il terzo volume della serie di Bloodlines, ma non ne sono sicura, adesso controllo. Mi pare sia il secondo, quindi questo è il secondo libro o terzo, non mi ricordo adesso, della serie di Bloodlines, e stava scontato soltanto 3,50€ mi pare su Amazon, però non so se l'offerta vale ancora perché ogni giorno cambiano i prezzi, e l'ho trovato quindi in hardcover a solo 3,50€ e non vedo l'ora di riempire tutta la collezione, perché anche questa serie mi era piaciuta tantissimo e la Mead è una delle mie autrici preferite. Sotto è nero con tutta questa parte bellissima dorata che sbrolloscica, e sì, no, io lo amo, basta. Questo è il retro, veniva a prezzo di copertina, qui mi pare lo scrivono qui, $20, mazza, un bel po', però io l'ho preso a 3,50€, quindi sono molto felice di questa cosa, ringrazio ancora tantissimo Giovanni. Andando avanti, questo era un acquisto di dicembre che però mi è arrivato a gennaio. Ho acquistato dal Book and Haul di The Crazy Fangirl tutta la serie di The Infernal Devices versione manga. Cioè, io sono troppo felice di questa cosa, e io ho pagato solo 15 euro da lei, appunto. Il primo è The Infernal Devices Clockwork Angel, con questo bellissimo Will Arundale in copertina. E poi il secondo è The Infernal Devices Clockwork Prince con Jem Carstairs, e il terzo è The Infernal Devices Clockwork Princess con Tessa Gray. E niente, sono fantastici, io li amo, queste sono tutte le spine, sono belli cicciotti comunque, e il prezzo pieno sono di $14 canadesi o 13 americani l'uno. Il primo ha delle pagine a colori, tutte le prime pagine sono a colori, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pagine. Gli altri non so se hanno pagine a colori. Sì, tutti hanno le prime 6 pagine a colori, ok, ho appena controllato. E in realtà ho riletto soltanto il primo, perché avevo letto tutta The Infernal Devices a dicembre, non mi va di rileggerlo già adesso, anche se potrei farlo. E i disegni mi piacciono veramente tanto, perché ci sono le versioni chibi dei personaggi, proprio come un manga. E le battute sono quasi esattamente le stesse quelle del libro, e io amo questa cosa. Cerco di trovarvi una qualche tavola, non spoiler, per farvi vedere il tratto. Eccolo qua. I disegni sono di Ye Kyung Baek, che non so proprio chi sia, però questo nome qui sotto. E sì, è stato un acquisto fantastico, perché comunque, come sapete, questa è la mia serie preferita e io devo avere tutte le edizioni con cui esce, e mi manca soltanto la nuova ristampa, che penso prenderò presto, perché non si hanno mai troppe copie di Shadowhunters le origini, giusto? Continuando, ho speso gli altri due buoni della Mondadori. Il primo per prendere Twilight, l'edizione del 10° anniversario, ma non è soltanto Twilight, perché
c'è anche Life and Death. E sì, come sapete, non lo so se lo sapete, beh, io sono una Twihard, a me Twilight piace da morire, mi è sempre piaciuto, non l'ho mai rinnegato. Certo dico adesso, c'era un segnalibro, certo dico adesso che non è la serie migliore che io abbia mai letto, però è comunque una che ha un grande significato per me. E non vedo anche l'ora di rileggere Twilight, perché Life and Death l'ho letto ad ottobre, novembre, quindi non mi va di rileggerlo, però mi va sicuramente di rileggere Twilight, anche perché questa è la versione corretta, e non vedo l'ora di vedere le differenze con la vecchia edizione che ho in libreria. Quindi Twilight. Questo costava 15 euro della Lane Young Adult, che è la nuova sezione della Lane che ha aperto da poco. E vabbè, di Stephanie Meyer, soltanto che l'unica cosa è che è solo in brossura questo libro. È una brossura fantastica, perché tipo si apre, che è una meraviglia, quindi la costina non si rovina. Però non matcha con le altre, ma non fa niente perché alla fine è Life and Death. Quindi io sono molto felice. L'ultimo libro che ho acquistato io è sempre stato preso con i buoni della Mondadori ed è Il potere del fuoco di Josephine Angelini. Questo è il secondo libro della serie di Attraverso il fuoco che avevo iniziato l'anno scorso e che mi era piaciuto tantissimo, e quindi ho deciso di prendere il secondo, che è uscito da un bel po' di mesi, ma io non avevo mai avuto l'opportunità di prenderlo perché costa 16,50 euro ed è un pochino per una serie di cui comunque posso prendere l'ebook se voglio, però alla fine mi sono decisa e quindi l'ho preso. Il primo della serie mi era piaciuto tantissimo, mi pare che gli avevo dato 5 stelline e l'avevo anche messo nei migliori libri che avevo letto nel 2014, e quindi non vedo l'ora di leggerlo. Sinceramente non so cosa aspettarmi minimamente, perché il primo era finito con un cliffhanger di cui però non ti davano opportunità per fare ipotesi, perché non si capiva niente nella fine. Però spero che mi piacerà, parlava delle streghe di Salem e di universi paralleli, quindi sono molto 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 intrigata e spero di poterlo leggere a febbraio, anche se ho tante cose da leggere a febbraio, quindi non so se ci riuscirò, ma sicuramente ci proverò. L'ultimo libro che è entrato a far parte della mia collezione mi è stato inviato da un'autrice ed è anche il libro che sto leggendo al momento, e sto parlando di The Beauty and the Cyborg di Miriam Ciraolo. A parte che la copertina è meravigliosa, di questo libro ne avevo sentito parlare tantissimo e veramente veramente molto molto bene. È un retelling della Fiaba della Bella e la Bestia e non vedo l'ora di finirlo. Mi sta piacendo tantissimo, per il momento ho letto circa 150 pagine, è veramente super super carino, mi sta prendendo tantissimo. Lo stile di scrittura dell'autrice è veramente molto bello, poetico quasi, mi sto innamorando un sacco. E quindi spero di riuscire a farvi una recensione per la prossima settimana, penso ci riuscirò, ma vedremo. Sinceramente non so quale sia la casa editrice, ma mi lascerò qui sotto il link dove acquistare sia l'ebook che il cartaceo, quindi potrete vedere tutto da lì. L'autrice è stata talmente gentile da inviarmi una copia, io sono super felice e sì, cioè è bellissimo fino adesso, io lo sto amando. E con questo si concludono tutti i libri che ho acquistato in questo gennaio. Non sono tantissimi, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In realtà ce n'erano almeno un altro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O almeno un altro 7, ma devono ancora arrivare, quindi vi aspetteranno nel buco di febbraio. Ebbene sì ragazzi, il video finisce qui, spero vi siano piaciuti i miei acquisti, fatemi sapere qui sotto nei commenti quali sono stati i libri che sono entrati nella vostra libreria e soprattutto se avete intenzione anche voi di leggere qualcuno dei libri che ho citato. Come sempre giù nell'info box troverete tutti i link e i miei altri social network e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!